Te come ti chiami? Come ti chiami? Vai in fila. Te come ti chiami, biondo? Vai a aiutare lui e stendi la scima. La squadra di Brazzamilla qua e la squadra dello Scaramouche qua. Una situazione di accademia dove qui siamo in una zona militare dove la vita è regolata da questi ritmi, però domani voi può darsi che qualcuno di voi vada all'accademia navale, qualcuno di voi vada a lavorare su delle navi mercantili dove ci sono dei regolamenti precisi, qualcuno di voi vada su degli yacht dove i regolamenti sono precisi. Si sono dati da fare tutto il pomeriggio quelli la comunità più i voti che avete preso giorno per giorno per la tenuta della barca. Stasera abbiamo chiesto se potevamo aspettare l'imbrunire per assistere alla Marina Bandiera. Io spero che il prossimo anno siate cresciuti, che abbiate capito che qualcosa avete imparato e che abbiate la passione per il mare e che questa scelta che avete fatto nei 5 anni successivi sia portata avanti e vi porti a una buona professione. Navigando le nostre riviere senza paura delle galere. Quando sono per mare comincia a diventare tutto armonico, il tempo, lo spazio, hanno tutte delle dimensioni naturali. Siamo pronti per le manovre, ragazzi. Luca, scotta della base della Randa. Matteo, scotta del Genoa di dritta. Gabriele, scotta del Genoa di sinistra. Jacopo, avvolgi fiocco. Massimiliano, avvolgi Randa. Molla Genova, molla Genova, molla Genova di bando, cazza di là. Pigliali la poppa,
Cazza quel Genova veloce, cazza Genova veloce, cazza Genova, voglio potenza, voglio andare di dietro. Quando si è per mare non si deve arrivare da nessuna parte. È vero, ci si pone nella rotta, ci si pone l'arrivo in un posto, in un porto, eccetera, però l'importante è essere in mezzo al mare. E sono cose molto... si mangia pomodori, si mangiano bruschette, si pesca qualche pesce, si mangia anche il pesce crudo con un po' di limone. Sono cose... e questa è la ragione per cui vado per mare. Poi mi trovo nelle tempeste, sono... tutte le hanno vissute e credo che sia solo un atteggiamento eroico. Io l'unica cosa che posso dire è che più vado per mare, più incomincio a temerlo. Lo temo per questa sua forza splendida, questa forza incredibile che ha. Più lo conosco, più lo rispetto. Ci si pone l'arrivo in un posto, in un porto, eccetera, però l'importante è essere in mezzo al mare. Viro, cazza la randa. Viro, viro. L'iniziazione alla vita di mare, l'attività del mare sono proprie. Tra l'altro le attività del mare non sono legate soltanto alla conduzione di un'imbarcazione, ormai è entrato il software e computer nell'ambito della gestione delle barche, e ci sono attività come quella del designer, della costruzione, del supervisor per la grossa costruzione. Noi a Viareggio chiaramente siamo nella capitale forse mondiale della nautica da diporto e tutto questo ci viene automatico. Un giorno navigavo verso sud, con la rotta a sud, era l'equinozio di settembre, il 21 settembre, il giorno è uguale alla notte, e stavo navigando alle 6 di mattina. Ho la luna piena che sta tramontando alla mia destra e il sole che sta sorgendo alla mia sinistra. La luna, il disco della luna e il disco del sole si equivalgono come dimensione. Guardando verso sinistra ho la sensazione, vedo il riflesso della luna sul mare, è notte. Guardo sulla mia sinistra, invece sorge il sole e ho i riflessi del sole sul mare. La sensazione è che la mia barca divida il giorno e la notte, una cosa mitica. Il silenzio parla il mito.